Ciao a tutti da Salvatore, ci troviamo qui a Luci Cinemas di Parco Leonardo con il direttore del Fiumicino Film Fest, Gianpietro Preziosa. Ciao Gianpietro. Ciao, grazie di essere qui. Per me è un piacere, raccontaci di questa avventura. Allora, il Fiumicino Film Festival è la prima edizione, l'idea è nata con l'incontro con il nostro sindaco, con il sindaco di Fiumicino, dove abbiamo pensato facciamo un festival di cinema che abbia come tema quello del viaggio, perché Fiumicino lo ricordiamo come appunto un comune dove il viaggio è un elemento fondamentale, avendo come dire, l'aeroporto di Fiumicino viene in mente subito al viaggio e quindi di lì parte questa idea. È un festival che è nato molto velocemente, l'abbiamo messo in piedi in pochissimo tempo. Come tutte le prime edizioni, ovviamente ci sono, è come un prototipo, quindi c'è qualcosa da mettere ancora a punto, ma noi andremo avanti. Abbiamo avuto un grande calore, abbiamo avuto grandi ospiti. Questa sera è la sera di Alessio Boni, ieri abbiamo dato il premio Traiano, ieri abbiamo dato il premio a Valeria Golino e quindi domani chiuderemo la serata premiando il miglior film, il miglior documentario, i migliori attori, ci saranno una serie di appunto di premi. Oltre a Luci Cinema le proiezioni vengono fatte anche su un battello che naviga dalla Darsena fino a Ponte Galeria sul Tevere e quindi ecco qui, questa è la particolarità, ci sono degli aperitivi che abbiamo organizzato in queste sere, insomma. Anche il connubio tra il cibo, il viaggio e il cinema mi sembra di aver raccolto insomma un tema ben completo. Esatto, e poi abbiamo anche il direttore artistico che è Marco Simon Puccioni, magari dopo lo incontrerete, adesso è tra i vari dibattiti con gli altri film, sono in corso adesso le proiezioni, abbiamo appena dato il premio, come dicevo prima, ad Alessio Boni. Quindi insomma siamo contenti, una grande famiglia, tanto calore, tutti gli amici che sono arrivati qui per il Fiumicino. Durante la navigazione della barca abbiamo fatto anche delle letture, delle poesie di Nicky Vendola, poesie inedite, sempre sul tema del viaggio. Ricordiamo dove possono trovare i contatti su internet. Sì, fiumicinofilmfestival.org, abbiamo anche la pagina Facebook, Fiumicino Film Festival e la pagina Instagram. Vi aspettiamo. Io ti ringrazio. Grazie. E complimenti per l'iniziativa, perciò seguite tutte le date, adesso sono state il 22, 23 e 24, state ancora in tempo e abbiamo qui, ecco qui, il direttore artistico che cercavamo, ecco qui. E ci troviamo qui allora, come dicevamo, con Gianpietro a Luci Cinemas di Parco Leonardo. Raccontaci un pochino, Gianpietro già ci ha detto qualcosa, Marco certo, Gianpietro dico già ci ha raccontato qualche anticipazione, dici qualcosa tu adesso Marco. Marco Puccioni, regista, chi meglio di te? Beh, che posso dire, la selezione di questa prima edizione del festival è molto bella, molto bella. Ci sono film che vengono da Venezia, da Cannes, film di grande spessore, che raccontano il viaggio in diverse declinazioni, film che raccontano i viaggi forzati dei migranti, che sono pericolosi, pieni di pericoli, ma ci sono anche i viaggi che racconta Francesco Bruno, Francesco Moro, che invece sono dei viaggi iniziati, di formazione, sentiti, stimolati comunque per le nuove generazioni che vanno alla scoperta di loro stessi e anche della memoria dei padri. Ci sono dei film che raccontano dei luoghi lontani che credevamo conoscere, non so, come l'Afghanistan, che viene raccontato in modo completamente diverso. Scopriamo il senso dello humor degli afghani, per esempio, in quel film, oppure scopriamo quanto possa essere difficile essere ateo in un paese arabo, forse essere addirittura rischioso per la vita, non credere in Dio. Ci sono racconti un po' di tanti paesi, di tante declinazioni. Quindi veramente chi vuole venire a questo festival trova un po'. Sì, sono solo 9 film di lungometraggi, 9 film documentari, più 8 film in 10-12 film cortometraggi, quindi c'è un'ampia offerta in 3 giorni, in
voler esplorare il catalogo. Oggi siamo alla seconda giornata. Abbiamo avuto un premiato d'eccezione, Alessio Boni. I grandi attori, i grandi protagonisti del nostro cinema, Alessio Boni, Padre Regolino, presidente di Rai, Primo Traiano, che è un premio che viene dato non tanto al film, ma quanto proprio alla persona che ha fatto della propria carriera, del proprio vissuto, un viaggio inteso nel senso di spostamento in altri paesi, per andare a lavorare in altri paesi, in altre professioni in altri paesi, come Padre Regolino, in America, in Francia, in Grecia, e anche in America. Oppure che appunto hanno interpretato personaggi famosi della letteratura mondiale, appunto come Ulisse, Francesco Sponsi, il caso di Alessio Boni, perché è un premio che viene dato proprio a qualcuno che ha contaminato un'arte, un'altra cultura, quindi ha viaggiato. Però io ti ringrazio anche a te di questa ottima iniziativa. E grande partecipazione, abbiamo visto, di tantissime persone, grande pubblico. E cosa dire di più? Vogliamo dare qualche... Venite a questa bellissima sala delle luci, perché sappiamo che già la sala della Darsena è stracolosa, ma venite anche alla sala delle luci, che sono delle sale meravigliose, tecnologicamente avanzate, hanno bisogno di essere conosciute, di essere rispettate dal pubblico, e questa iniziativa spero che aiuti a far conoscere meglio sia il cinema che proponiamo, sia il cinema. E sicuramente lo faranno in molti, sempre di più. Complimenti ancora, e noi salutiamo tutti quanti e vi invitiamo a questo bellissimo Fiumicino Film Fest. Grazie Marco, di nuovo. Ciao, salutiamo tutti quanti. Ciao.